ricorda il vecchio liquore all'alloro della nonna? Un digestivo naturale, semplice da fare, un vero toccasana per me ed i miei cari. Ed ecco come lo faccio. Prelievo dall'albero di alloro alcune foglie, le vado a pulire con un canovaccio di cucina in cotone. Le stacco dal rametto e le verso direttamente in un contenitore, ovvero un vasetto in vetro, ben sterilizzato prima. Continuo così fino a raggiungere 60 foglie. E faccio attenzione a prelevare solo le foglie piccole, belle, sane, buone, eliminando quelle un po' rovinate. Aggiungo un litro di alcol a 96 gradi. Chiudo con coperchio ed agito le foglie ed alcol. Siccome mi dimentico facilmente, etichetto la data di preparazione. Vado a riporre in un luogo fresco e buio per 7 giorni, ovvero l'alloro e l'alcol devono macerare per 7 giorni, ricordando di agitare il vasetto almeno una volta al giorno. Dopo la macerazione ecco il nostro preparato, bello, bel colorito. E che profumo! A questo punto preparo lo sciroppo. Per ogni litro di alcol metto un litro di acqua e 400 g di zucchero in una pentola ben capiente. Ripongo sul fornello e da fuoco basso mescolo accuratamente fino a quando lo zucchero è completamente sciolto. Poi a fuoco medio lascio cuocere fino a bollitura. Spengo e mentre si raffredda un pochino vado a travasare il mio macerato, diciamo così, alcol e foglie di alloro. Ogni qualvolta lo preparo io faccio almeno 2 litri di alcol e alloro perché a noi piace e lo usiamo tantissimo, soprattutto a pranzo. Lascio scolare perfettamente ed aggiungo al macerato il mio sciroppo ancora tiepido. Mescolo accuratamente e lascio raffreddare completamente. Di solito 5-7 ore. Poi vado ad imbottigliare. Guardate che bel colorito. Bello, bello, bello. Per ogni litro di alcol avrò circa 2,5 litri di liquore di alloro. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici. Attivare la campanellina a tutte le notifiche. Condividere il video tra amici e parenti. Chiudo le bottiglie con tappo ermetico o sughero. Etichetto nuovamente e vado a riporre in un luogo fresco e buio per almeno 3 settimane. Volendo, dopo le 3 settimane possiamo andare a filtrare di nuovo e lasciare riposare ulteriore un mese ancora. Dopodiché possiamo servire e bere. Io però questo processo non lo faccio. Ovvero, dopo le 3 settimane di riposo, vado a servire tranquillamente. Ed è un vero toccasana. Credetemi, davvero, un digestivo naturale senza eguali. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!